benvenuto al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dottor Giuseppe Busia. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, presidente, non possiamo non partire da proprio quello che è successo in questi minuti, cioè Guardia di Finanza, vedo le agenzie, allora i dati su l'evasione totale sono addirittura aumentati rispetto all'anno scorso. Sono dati che la Guardia di Finanza sta diffondendo in questi minuti. Non che l'evasione e la corruzione siano la stessa cosa, questo non lo dico, però l'aumento di evasori totali, l'aumento dell'evasione, l'aumento delle frodi, no? Sono tutte agenzie di questi secondi. Ci danno un quadro di questo paese che i conti con la legalità, poi alla fine, sì, la politica avrà le sue responsabilità, però abbiamo anche un problema di paese. Che ne pensa? C'è la corruzione, io parlo soprattutto di quello di cui ci occupiamo. La corruzione purtroppo è diffusa, purtroppo non è debellata, è un male che c'è e allora è fondamentale investire sulla prevenzione, su buone regole dell'agire amministrativo, dell'agire trasparente, che aiutano a evitare il rischio, aiutano a fare bene e evitare il rischio, perché le regole di prevenzione della corruzione, contrariamente a quello che si crede, non sono un ostacolo all'agire bene, ma sono davvero un volano per cercare di fare bene. E sulla corruzione, sulla misurazione della corruzione, noi negli ultimi 2 anni siamo saliti, diciamo, nelle classifiche, è migliorata la posizione. Negli ultimi 2 anni abbiamo fatto 11 posizioni, è veramente un balzo, notevole, e da quando è stata istituita l'autorità siamo cresciuti. Però naturalmente questo non basta, effettivamente noi siamo ancora indietro nelle classifiche sulla percezione della corruzione, ma noi stiamo anche lavorando e l'abbiamo fatto con un progetto internazionale, studiosi, università, varie istituzioni, su indicatori oggettivi, perché c'è e esiste anche un paradosso che dobbiamo tenere sempre presente: in un paese in cui fortunatamente si può parlare di corruzione, quando ci sono inchieste si può raccontare cosa è successo, si ha anche una percezione accresciuta rispetto a altri paesi che sono meno liberi del nostro, hanno minori strumenti di lotta alla corruzione, paradossalmente appare una corruzione più elevata. Per questo avere indicatori oggettivi, che abbiamo prodotto scientificamente, aiutano a dare una fotografia più reale Quindi del lei mi paese, e sta questo. dicendo, scusi se traduco in modo diciamo più popolare, l'Italia fa emergere alla fine il problema e alla fine è meno corrotta di altri paesi. Succo è questo. Il percepito è alto, ma la corruzione a volte è più bassa, giusto? In relazione ad altri paesi che hanno minore stampa libera e anche minori strumenti delle indagini che vengono svolte, delle inchieste che vengono svolte, esattamente questo. E quindi è interesse dell'Italia avere degli indicatori oggettivi, applicarli a livello internazionale, perché gli indicatori, e investire in prevenzione della corruzione e evitare la corruzione, attira gli investimenti esteri. Quindi, come dire, conviene a un paese avere regole forti anticorruzione, perché le imprese, i grandi fondi internazionali, decidono dove investire anche tenendo conto del grado di corruzione che Non esiste nel paese. Senta, in alcuni episodi di corruzione, senza adesso chiedere un suo giudizio sul fatto giudiziario specifico, ci mancherebbe, però addirittura in alcuni è comparsa la droga coniugata a tangenti, presunte tangenti, presunte mazzette, mi riferisco all'episodio abruzzese, addirittura la droga, cioè nulla di nuovo, nel senso che sappiamo che la droga purtroppo è trasversale, coinvolge la politica, le amministrazioni, eccetera. Però in un contesto, diciamo, investigativo è entrata in un'inchiesta di corruzione a Pescara. Quando ha letto queste notizie, lei da cittadino e da presidente, come la interpreta questa cosa? Guardi, la corruzione non è più o è sempre meno mazzetta tradizionale, scambio di denaro, la maxi tangente alla quale avevamo assistito a Tangentopoli, si è probabilmente spostata a un livello più basso e soprattutto a forme più subdole, è fatta al di là della droga, ma consulenze, assunzioni apparenti, Però lavoro l'ingresso in della casa droga nella narrazione è sintomo del fatto che
la droga è considerata un valore e quindi un bene di scambio, come lo sono stati in altri casi i lavori fatti a casa, i favori sessuali, e questo la rende più difficile individuare i casi di corruzione, proprio perché non ci sono, l'abbiamo visto di recente, i trolley con pieni di soldi che passano da una parte all'altra, e invece bisogna ancora di più creare un sistema di regole che la rendono più difficile, che riducono il rischio, e sono quelle le regole di trasparenza, di buona amministrazione. Questa è la leva per contrastare una corruzione che è sempre più sfuggente. È un reato nascosto, noi vediamo solo la punta dell'iceberg, e quello che rimane sotto il pelo dell'acqua è il grosso, e non lo vediamo e non emerge dalle inchieste. Per combatterla davvero e migliorare, perché la corruzione fa dei danni concreti, cioè non c'è solo l'indignazione morale, ci sono dei danni economici notevolissimi, ci sono mille stime, ma diciamo l'attendibilità è relativa. Sicuramente sono miliardi che noi perdiamo, miliardi in minori servizi, colpiscono soprattutto i più deboli, e poi c'è la perdita di credibilità delle istituzioni. Nel momento in cui io non mi fido delle istituzioni perché non perseguono l'interesse pubblico ma l'interesse privato, io cittadino perdo la fiducia. Senta, c'è una relazione, è chiarissimo il concetto. Presidente, c'è una relazione, perché me l'ha suggerita lei la domanda, tra crollo della reputazione delle istituzioni e fuga dal voto? C'è una concausa? Indubbiamente sì, anche questo, cioè la non fiducia nelle istituzioni è qualcosa che allontana dal voto, e sappiamo che è un male per una democrazia, oggettivamente, un male che non ci sia partecipazione politica, partecipazione al voto. Ha visto, no, nelle amministrative, noi nelle amministrative eravamo un popolo che andavamo a votare, e sta crollando. Adesso non è la sola causa, ci sono anche altre cause, ci sono tante cause, però è una concausa sicuramente, no? La perdita. Prego. Assolutamente sì, la fiducia nelle istituzioni è il bene più prezioso, e un cittadino si fida delle istituzioni solo se le vede imparziali, dirette a garantire il bene pubblico, altrimenti naturalmente non si fida, si allontana, capisce che le vie per ottenere qualcosa non sono quelle scritte sulle leggi, ma sono altre, e questo è un male, è un tarlo che erode della democrazia. Lei ha sollevato un bel tema che secondo me può essere approfondito poi più avanti, la droga, il favore sessuale, cioè i tanti linguaggi, le tante modalità della corruzione. Droga, favore sessuale, sono anch'essi in aumento, in calo? C'è qualche dato nella vostra banca dati di queste forme, diciamo, anche che coinvolgono la persona, la dignità della persona? No, non abbiamo dati precisi, perché noi ci occupiamo, ripeto, di prevenzione, e le nostre banche dati sono banche dati per esempio sugli appalti, sulla spesa pubblica, non su questo. Sono elementi che mostrano come la merce di scambio diventa sempre di più, i beni che vengono usati, la droga, e questo la nasconde, ma la merce vera che sta dietro la corruzione è la persona. Quando una persona vende la funzione, vende se stessa, e quindi si mercifica, e quindi è davvero manifestazione del male, della corrosione dell'esistenza, della dignità della persona, della dignità delle istituzioni, e quindi della fiducia democratica. Certo. Senta, stretto di Messina, vabbè, siamo alle fasi preliminari, eccetera, però io conosco bene la Calabria, sono attivo, mi sono candidato a San Luca in Aspromonte, ho fatto attività in Calabria molto sul territorio. La Calabria è una regione straordinaria, come la sua regione, la Sardegna, eccetera, però la Calabria è proprio Reggio, sono una quarantina di 'ndrine tutt'oggi operative, molto forti, e nel Reggino sono almeno 200 'ndrine, quindi diciamo parliamo delle top family, top tra virgolette, del narcotraffico e dell'andrangheta internazionale, quindi non l'andrangheta di paese, l'andrangheta che sta poi a Milano, Melbourne, Canada, eccetera. Abbiamo gli strumenti, in base a quello che è adesso la griglia di prevenzione della costruzione, per arginare l'offensiva delle 'ndrine sullo stretto di Messina? Perché ricordiamoci, in passato poi ci furono inchieste già sulle possibili infiltrazioni, sempre sullo stesso tema. Abbiamo gli strumenti per contrastare la mafia più potente del mondo? Diciamo, gli strumenti, noi abbiamo uno degli strumentari più avanzati,
tutta la legislazione antimafia è qualcosa, diciamo, che ai noi, sull'esperienza che abbiamo fatto, ci ha portato ad avere delle istituzioni, delle regole che proteggono da questo. Dire che siamo sicuri, tutt'altro. Dire che non ci sia, tutt'altro. Il rischio è altissimo non solo in quelle zone, ma purtroppo in tutta Italia, perché certo, la mafia, le mafie non sono più localizzate. Quello poi ci arriviamo, però starei sullo... Quello ci arriviamo, Presidente, scusi se la interrompo. Starei però sullo stretto, perché le 'Ndrine sono proprio a 5... A Villa San Giovanni è una capitale, delle capitali purtroppo anche di 'Ndrine importanti. Mi riferivo agli appetiti delle 'Ndrine che... prego. Allora, i rischi di infiltrazioni sugli appalti pubblici sono notevolissimi, in quella zona ci sono, e sono elevati, e per questo è necessario che laddove si arrivi, siamo in una fase estremamente preliminare, però quando si arriverà a cominciare a costruire qualcosa, soprattutto per i subappalti e soprattutto per gli affidamenti a valle rispetto all'affidamento iniziale, occorre una vigilanza straordinaria che va fatta mettendo insieme tutte le istituzioni e deve essere, come dire, ci vuole un occhio di attenzione particolare, però ripeto, sul ponte sullo stretto siamo ancora, non abbiamo ancora il progetto esecutivo, siamo ancora in una fase in cui è stato fatto un decreto, è stato riesumato un progetto molto risalente che dovrà essere adeguato, ma non troppo, per non violare le regole europee, e quindi ancora lì non ci sono. I rischi per tutte le opere, le grandi opere di infiltrazione, gli appetiti che ci sono per tutti gli investimenti del PNRR, questa fase di grandi investimenti fatti in fretta, aumentano il rischio, perché naturalmente le mafie si dirigono, l'andrangheta si dirigono verso gli appalti pubblici, e questo sono uno strumento per riciclare, sono uno strumento per crescere, sono uno strumento per penetrare nell'economia legale, occorre, e quindi i rischi sono alti, occorre bilanciare questi rischi con la massima trasparenza e controllabilità, e l'elemento chiave è digitalizzare tutte le procedure, renderle visibili e trasparenti, ed è quello che noi facciamo. La nostra banca dati, lei faceva riferimento alla nostra banca dati, Sì, perché l'ho letta più volte citata nella sua relazione. Esattamente, è lo strumento in cui è possibile tracciare tutte le gare, gli appalti pubblici, vedere e seguirli grazie ai codici che noi diamo univoci in tutte le fasi, e questo serve a garantire trasparenza. Noi le mettiamo a disposizione anche dei cittadini, quindi non solo delle istituzioni che hanno il compito di controllare, ma anche dei cittadini. Sono uno strumento di governo per capire se stiamo spendendo bene, e sono uno strumento per creare efficienza, per garantire concorrenza. Questa è la vera arma contro le infiltrazioni, e anche nei subappalti. Subappalto, cioè quando c'è un contraente principale, poi via via nella catena affida ad altre imprese, si va sempre più in una parte meno visibile. Grazie alla digitalizzazione questo diventa visibile, diventano... È un po' anche il discorso del dottore Gratteri, più digitalizziamo, è parallelo al suo discorso, più digitalizziamo la giustizia e più la rendiamo efficiente e trasparente. Esattamente, la digitalizzazione mette insieme controllabilità e velocità, trasparenza, concorrenza, visibilità ed efficienza, e questa è la chiave di volta. Lì è l'investimento di lungo periodo, non togliendo garanzie, ma garantendo massima efficienza attraverso la trasparenza e attraverso la digitalizzazione. Le lancio una provocazione che può cogliere, può anche non cogliere. Per prevenire, sempre in relazione alle grandi opere, tenendo presente il ponte sullo stretto, il PNRR, in altre inchieste hanno funzionato agenti provocatori, adesso la DDA di Reggio ha fatto un'inchiesta sulla droga Eureka, in cui hanno inserito degli agenti infiltrati, che ne so, cioè fare anche un po' di prevenzione infiltrando lo Stato, impedendo anche alle aziende con interdittive di partecipare alle gare, che ne so, gliela butto lì. Che se... No, certo, le aziende che hanno, che sono interdette, non devono partecipare alle gare, non possono partecipare alle gare, è una cosa che si fa laddove ci sia un interesse pubblico, e noi partecipiamo a questo. Quando c'è un'azienda interdetta, c'è però l'interesse a concludere la gara, si fa un commissariamento, si commissaria questa impresa, cioè si manda via chi la gestiva e vengono nominati dei commissari, e noi lavoriamo con le prefetture per la nomina di questi commissari, e questo accade sia quando ci sono le interdittive antimafia,
ci sono cause di corruzione in cui io, il presidente dell'autorità, propone al prefetto la nomina di commissari. E questo noi l'abbiamo interpretato anche in un altro modo, io sono riuscito a ottenere alcune modifiche normative, per cui in alcuni casi in cui c'è meno bisogno di mandar via, non ci sono le infiltrazioni mafiose, ma c'è un'inchiesta di corruzione, si possono congelare gli utili semplicemente, per cui si attende il processo penale, la sentenza penale a tempi lunghi, nel frattempo gli utili sono congelati, se effettivamente c'è stato un episodio di corruzione, la corruzione non paga perché il costo della corruzione, quindi l'impresa sostanzialmente lavora gratis a vantaggio del pubblico, se invece si scopre che l'imprenditore è innocente e quindi l'esito del processo penale non è quello, i soldi vengono restituiti e non sia un danno, non sia un danno per il pubblico, non sia un danno per il privato. Però le dico un'altra cosa, al di là degli agenti di provocatore, c'è una figura che è poco conosciuta, che è quella dei whistleblower. Noi abbiamo appena recepito la direttiva europea, sono i soggetti che all'interno di un'organizzazione, i lavoratori, gli stagisti, tutti coloro che entrano nell'organizzazione, si rendono conto prima di un episodio di corruzione e lo segnalano. Ci sono e c'è, vanno protetti queste persone, perché molto spesso, siccome hanno segnalato, denunciato qualcosa nell'organizzazione, vengono licenziati, demansionati. Noi come autorità interveniamo e quando c'è una misura ritorsiva nei confronti di questi soggetti, sanzioniamo l'organizzazione e proteggiamo queste persone. Bene. Questi sono sentinelle della legalità fondamentali per creare davvero un sistema di protezione ampia e di diffusione, perché dico solo questo: la prevenzione della corruzione non è compito di un'istituzione, è compito di tutti, di tutte le istituzioni e di tutti i cittadini. Chiaro. Senta, molti magistrati anticorruzione, antimafia insistono sul reato spia. Il reato spia è utile anche per voi, giusto o no? Questa è la domanda. Se lei si riferisce all'abuso d'ufficio e la discussione che si sta facendo, quello che noi abbiamo detto è l'abuso d'ufficio è un reato presente in tutti i paesi europei, da poco c'è stata una proposta di direttiva per chiedere ai paesi, armonizzare sotto questo profilo e chiedere a tutti i paesi europei di prevedere regole comuni sull'abuso d'ufficio, e nelle premesse della proposta c'è proprio, guardate, stiamo proponendo perché questo è un parlare comune europeo. E allora esiste un'altra convenzione delle Nazioni Unite che chiede agli Stati di avere questa previsione normativa. Noi abbiamo detto attenzione, è giusta la finalità, perché tutte le disposizioni devono essere puntuali. Nel diritto penale questo è doveroso, costituzionalmente necessario. Le regole vanno scritte in modo puntuale, perché il funzionario pubblico deve sapere cosa è lecito e cosa non è lecito, dove può esercitare la discrezionalità e dove va dopo. Quindi serve una puntualizzazione della norma, è doveroso farla. Abrogare questa disposizione, cioè abrogare il diritto all'abuso d'ufficio, per capirsi, è quando io pubblico ufficiale violo la legge, ma non basta questo, produco un danno ingiusto, cioè un qualcosa che non è dovuto nei confronti, produco un danno nei confronti dei cittadini. Dire che questo viene depenalizzato è sbagliato, dire come si chiede che venga circoscritto e puntualizzato è doveroso. Però la domanda è: reato spia, alcuni magistrati dicono l'abuso di ufficio è un reato spia, è un indicatore di legalità, posso tradurre, condividi o no? Non indicatore, quello si dice, io comincio, capisco che c'è questo e poi indagando vengono fuori altri elementi, questo attiene alle tecniche investigative, quello che bisogna stare attenti a fare è naturalmente non usare un reato per indagare e scoprire quello che ancora non si sa. Ci sono delle regole, dei diritti di difesa che vanno mantenuti, però questo esula da quello che facciamo noi. No, però è chiaro il suo concetto. Prevenzione, certo. Quello attiene al mestiere che riguarda le procure. No, certo, però il concetto si è dibattuto molto su questo reato spia, della corruzione che spia di poi di qualcos'altro. E il suo in pensiero... molti casi oggettivamente si è realizzato, cioè l'abuso d'ufficio ha dato poi, a seguito di queste inchieste si sono trovati episodi di corruzione. Sì, però la sua... Ma l'abuso d'ufficio, scusi, le dico, è corruzione, perché la corruzione in senso penalistico è un reato ben definito, scambio di denaro,
sulla base del favore. L'abuso d'ufficio è una forma di corruzione senza scambio di denaro, perché l'esempio, la Cassazione l'altro giorno, il dirigente pubblico che favorisce nel concorso la sua amante è esattamente un reato punibile solo con la fattispecie dell'abuso d'ufficio ed è ovviamente qualcosa che è corruzione in senso amministrativo, maladministration, cioè cattiva amministrazione. Questa fattispecie, cioè io faccio un favore anche se non mi stanno pagando, ma lo faccio perché aiuto la persona con la quale ho una relazione, è qualcosa in cui devio rispetto all'interesse pubblico, mi sarei dovuto astenere, non l'ho fatto e ho favorito una persona. È chiaro che questo elemento va punito ed è qualcosa che si chiama in senso amministrativo corruzione, perché il concetto di corruzione amministrativa va al di là della fattispecie penale. Certo, non sono anche qui torna, scusi, il concetto che ha richiamato prima dello scambio, del corpo, della relazione, torna al concetto che ha sollevato prima. Può avere tante forme, no? L'amante è comunque un rapporto personale, per cui anche quello può essere un conflitto di interessi, una forma di corruzione. È un conflitto di interessi. L'amministrazione, chi agisce nel nome, l'interesse pubblico all'interesse generale. Ma anche mettere, diciamo, una relazione, mettere anche una relazione personale su, mi consenta di dirlo, sul piatto. Quindi comunque anche lì sono tante le forme di corruzione su cui bisogna vigilare. Senta, una battuta solo: indagini a Parigi grazie all'autorità anticorruzione francese, non sappiamo granché di queste indagini. Però anche qui l'autorità anticorruzione, una battuta è servita in Francia, no? Per questa indagine. L'ho letto dai giornali francesi. Le autorità anticorruzione esistono in tutto il mondo, noi siamo lavoriamo con i colleghi di tutte le autorità, servono, sono indispensabili. La nuova direttiva dice: prevedete stati membri delle autorità indipendenti. Ma quindi questo episodio le dà ragione, questo delle Olimpiadi francesi, tra l'altro da un sospetto, presunto conflitto di interessi proprio in quella fattispecie francese, quindi va nella sua direzione proprio, o no? Sempre il conflitto, quello di cui ci occupiamo, è appunto evitare i conflitti di interessi, far sì che l'amministrazione persegua interessi generali, e questo dà ragione, ma è un qualcosa, come dire, la nostra legislazione anticorruzione è un modello altrove, ma è sempre più diffusa e sempre più seguita, noi stessi contribuiamo a esportarla, ma Biden ha detto che il problema della corruzione è un problema di sicurezza nazionale, che per gli Stati Uniti vuol dire è il top dei problemi, perché questo, come dire, il tarlo della corruzione, ripeto, costa tantissimo, quindi interesse nazionale lavorare per evitarla, costa in termini di investimenti pubblici non arrivati, costa in termini di servizi non erogati, costa miliardi e colpisce i più deboli e costa in termini di credibilità delle istituzioni, che è un bene importantissimo. Chiarissimo. Senta, le dico una definizione di abuso d'ufficio, fattispecie evanescente, ha già risposto in realtà. Fattispecie evanescente, carica di danni, non ha fatto evanescente, giusto? Questa è una definizione. C'è stata, perché l'abuso d'ufficio sono stati vari interventi normativi, l'ultimo del 2020, ha puntualizzato e ha detto: guardate, l'abuso d'ufficio si realizza non quando commetti una generica violazione, ma quando violi volutamente, quindi intenzionalmente, una norma di legge puntuale. Alcune interpretazioni giurisprudenziali hanno detto: vabbè, ma basta comunque, riferendosi all'articolo 97 della Costituzione, che ci sia una violazione sul buon andamento dell'amministrazione. No, occorre allora puntualizzare, perché è un male, cioè la fattispecie penale non può essere generica, deve essere puntuale, perché si tratta della libertà, della definizione dei reati, quindi occorre eventualmente prevedere anche una legge interpretativa autentica. Guardate che quella disposizione si interpreta non nel senso generale, ma ci deve essere un obbligo puntuale e tu lo violi, intenzionalmente fai un danno. Questo è utile, anzi indispensabile, quindi la finalità non è solo quella del Ministero della Giustizia, ma ci sono altri disegni di legge in Parlamento, la finalità è giusta, ma non l'abrogazione, e questo ci tengo a dirlo, io lo dico non perché lo dico in generale, ma perché ci sono state delle audizioni alla Commissione Giustizia della Camera e sono stato richiesto di dirlo, c'è un documento parlamentare in cui è stato depositato e questo è compito nostro, questo lo dico. Quindi
quindi non è affatto un reato evanescente, va magari modificato per sezione. No, diciamo, siccome in certi casi ha dei confini incerti, vanno definiti confini, in questo senso l'evanescenza va ridotta perché è un male quanto mai elevato nel diritto penale, ma questo non vuol dire che siccome la macchina non funziona bene la butto via, no, la definisco, la metto a punto e perché la utilizzo, perché serve, perché non, quello che è l'abuso d'ufficio, cioè uso la mia funzione intenzionalmente per violare la legge, per fare un danno ad altri o per fare un favore a qualcuno a danno di altri, evidentemente non è un comportamento accettabile. Ultime domande, è vero che noi siamo il paese con l'entità delle pene più alte in Europa relative alla concussione, concussione per induzione, corruzione per reati ordinati aggravati dall'abuso d'ufficio? È vero che abbiamo il numero più alto di norme da questo punto di vista? Abbiamo un apparato normativo sufficiente, l'abbiamo adottato in particolare da ultimo per recepire convenzioni internazionali, quindi non, anche qui non c'è una eccezionalità dell'Italia, c'è una adesione a quelli che sono standard internazionali comuni e d'altra parte che sono il frutto anche di una necessità, cioè prevedere che laddove si abusa della funzione pubblica, laddove chi esercita l'onore e dovrebbe esercitarlo con disciplina e onore, una funzione pubblica se ne serve, la svende, la usa per fini personali, naturalmente va punito. Quindi abbiamo un buon apparato, ma non è il più alto degli altri, se posso sintetizzare. Sì, è tendenzialmente nello standard e dobbiamo, ripeto, spostare l'accento sulla prevenzione, perché la prevenzione è la vera arma, altrimenti stiamo sempre sulla punta dell'iceberg, la parte piccola emersa, quello che dobbiamo curare è la parte che sta sotto il pelo. Ultime cose, intercettazioni e Trojan, quanto sono utili le intercettazioni per la corruzione, magari e il Trojan serve? Allora, anche qui siamo sulla parte, il lavoro delle procure non è il mio, però sicuramente le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per reati, in particolare reati nascosti come la corruzione, perché qui non c'è una vittima che denuncia, quindi sono fondamentali. Naturalmente, lo dico con riferimento ai Trojan e alcuni elementi, esistono, si ha una crescente invasività nella vita privata delle persone, per cui vanno doverosamente regolati nella loro autorizzazione e nei loro limiti. Sono uno strumento essenziale. Però il Trojan come è articolato ad essere regolato o no? Il Trojan come è articolato adesso nel codice, l'utilizzo? Ha una disciplina, però qui davvero uscirei dalle... Okay. Tengo a stare nelle mie competenze, dico in generale, non entro nei dettagli. Sì. Strumento, le intercettazioni in generale e anche i Trojan sono strumento indispensabile, okay. Richiedono una legislazione che li bilanci con la vita privata e richiedono anche, questo ci tengo a dirlo, una normativa che tuteli rispetto alla propagazione e alla diffusione anche nei giornali. Questo è un problema che pone, okay. Che si pone sia dal punto di vista deontologico dei giornalisti, sia dal punto di vista deontologico e del rispetto del segreto istruttorio e più in generale di cultura, di acquisizione dell'idea che l'indagine serve, non va frenata, va garantita con strumenti, in particolare le intercettazioni. Dall'altro, il racconto sull'indagine deve tenere conto che si ha di fronte un indagato e non un colpevole. Non un colpevole, bellissima espressione. L'ultima cosa, il modello Expo, dove l'anticorruzione, non c'era lei, c'era un magistrato a capo dell'anticorruzione, ha funzionato secondo lei o... Assolutamente sì, lo dicono i dati e guardi, c'è una funzione dell'anticorruzione, lei mi ha fatto tutte domande sulla parte, diciamo, penalistica, però quello che noi facciamo ogni giorno è aiutare le amministrazioni a fare bene, aiutare le amministrazioni a evitare di sbagliare quando non vogliono sbagliare, perché in molti casi abbiamo un'amministrazione debole che non ha competenze, noi li affianchiamo per lo svolgimento delle gare di appalto, li aiutiamo a svolgere e a rendere trasparente la loro attività e quindi a essere più efficienti, a garantire servizi migliori per i cittadini. Questa è la parte più importante del nostro mestiere, fa meno rumore, è come l'albero che cresce, che rispetto alla fa più rumore l'albero che cade rispetto alla foresta che cresce. Noi stiamo facendo crescere una foresta di buone pratiche amministrative, di amministrazioni che funzionano. E questo è il valore dell'anticorruzione, no?
giusta, più trasparente, dove i giovani non se ne vanno via perché stanno bene, perché sanno che se partecipano a un concorso non vince l'amante del dirigente di turno, ma vince il più bravo. Se c'è un appalto non vince l'impresa amica, ma vince quella più capace di innovare e quindi quella di offrire servizi migliori. Questo è il paese che dobbiamo tutti, non è un compito di un'autorità, non ha colore politico, è quello per cui dobbiamo lavorare. Presidente, un piccolo conflitto di interessi, poi la lascio. La Calabria come la vede? Reagisce? Vi chiamano così a naso? Ci sono ovviamente, come in tutte le regioni, punti di eccellenza e punti di debolezza. Dobbiamo lavorare sui punti di eccellenza e anche, guardi, una cosa che facciamo nei comuni disciolti per mafia, affiancare le amministrazioni, l'abbiamo fatto con la commissione antimafia e vogliamo continuare a farlo, rafforzare le amministrazioni anche al di là del commissariamento è uno strumento per creare capacità amministrativa. Se noi sostituiamo, commissariamo e poi lasciamo deboli, la vera arma è competenza nell'amministrazione, investire e assumere giovani bravi e dargli strumenti. Questa, l'amministrazione che funziona, è la migliore arma contro la corruzione. Però scusi, se io fossi amministratore a San Luca, assessore, la prima cosa che faccio è devo indire una gara, vi posso chiamare, giusto? Assolutamente sì, dare pareri, noi facciamo dei, si chiama vigilanza collaborativa, dei protocolli d'intesa attraverso i quali diciamo fammi vedere prima le carte, rispondiamo in 4-6 giorni, evitiamo la famosa paura della firma e evitiamo il contenzioso dopo, quindi facciamo risparmiare tempo e garantiamo un aiuto concreto. Il più delle volte è impossibilità di avere i mezzi, cattiva organizzazione, noi dobbiamo far fare. Assolutamente sì, un'ora di, e chiudo veramente, un'ora parlavamo di prevenzione, scuole, educazione, formazione, voi fate tantissimo su questo punto, me lo segnalava ieri sera, un'ora di legalità a scuola, la butto lì, o comunque promuovere la legalità nelle scuole, anche attraverso, fondamentale, attraverso un'ora di legalità, perché non so se l'educazione civica serva, sia sufficiente, serve, per servire serve, a promuovere la legalità. È un pezzo, diciamo, l'educazione civica è anche questo, e la legalità va insegnata e trasversale in tutte le materie e essere cittadini in modo importante, la scuola è parte dalla scuola, la cultura è essenziale, noi dobbiamo creare un ambiente, una cultura, partendo dalla scuola che è un ruolo fondamentale, noi lavoriamo anche su questo, scuola, università, per far nascere l'idea del rispetto delle regole, del rispetto dell'altro. Il rispetto delle regole vuol dire rispetto dell'altro, vuol dire io ti considero uguale, quindi applico regole uguali, è un patto fra noi che ci lega, se uno lo viola rompe questo patto, non ha più senso stare insieme, stiamo insieme perché rispettiamo regole comuni. E anche la RAI in questo senso, il servizio pubblico, può fare qualcosa o no? Può fare, fa in parte, tutti devono fare tanto, perché il paese, come dire, l'idea di rispettare le regole è alla base del dire siamo una comunità di persone che guardano questo, e la cultura è la chiave di volta per cambiare, non sono le regole penali, è partire dalla condivisione di questo valore e dalla diffusione, proprio dalle scuole, quindi le scuole sono la base in cui costruire qualcosa che sia parte del vivere quotidiano, non eccezionalità, non qualcosa lasciato a qualche eroe che combatte contro gli altri. Presidente, noi la ringraziamo, sappiamo che è una giornata impegnativa, andiamo online domattina e le auguriamo in bocca al lupo. Teme un po' per il suo posto, la rimarrà lì, la mandano via, ci sono pettegolezzi. Noi facciamo il nostro lavoro, lo facciamo collaborando con tutte le istituzioni di ogni colore politico, ogni giorno, perché poi si vede il governo nazionale a tutti i livelli istituzionali, indipendentemente dal colore politico, collaboriamo, diamo volta a volta torto ragione per le questioni in cui ci occupiamo di vigilanza, e facciamo il nostro mestiere e contiamo di farlo al servizio e collaborando con tutti i governi di tutti i colori politici. Perfetto. Grazie Presidente, buona giornata e buon lavoro. Grazie Presidente, grazie.